nel muro sopra la bottega casearia. Potrebbe avere la decenza di restituirlo? L'onnipotente gliene sarà grato. La mia porta è stata tagliata. La recente epidemia suina nelle campagne si è ora diffusa anche nei rioni più poveri. Per quanto possa sembrare un bastardo! Potrebbe essere... Fermo! Fermo! Trovato! Disponiamo di un'attività in loco per lavorazioni personalizzate per tutte le vostre esigenze domestiche. Ma che diavolo? Chi è? Ma guarda. Quello è tutto, ma... Sei qui per la puttana! Aiutatemi! Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No! Prenditela con Cesare! Andiamo! Vai, vai! Che diavolo vi ha preso? Che mancanza di rispetto! Andiamo! Fia!
Dopo il tramonto, i ponti e le taverne vicino ai rioni di Ripa e Trastevere. Le guardie stanno cercando di spegnere i recinti. Non sono modi di accendere. Re Luigi di Francia ha dichiarato solennemente che la cucina milanese... Beh, di sicuro è un tipo ardito. Vorrei anch'io trovare un modo per restare in forma. Sto forse sognando. Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Corre un bel rischio quello. Questi assistenti sono veramente inutili. Devo fare tutto da solo. Il piacere è stato tutto mio, messer. Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina.
Buongiorno, madre. Ezio, grazie di essere venuto a trovarmi. Che cosa turba le cortigiane? La vecchia proprietaria di questo bordello, Madonna Solari, era una bugiarda doppio giochista. Si è scoperto che è in combutta con la Chiesa. Peggio, alcune delle ragazze dormono ancora col nemico. Scoprirò chi sono. Vai dalle ragazze di cui mi fido, loro ti aiuteranno. Grazie, Ezio.